Com'è intuibile, il pittore Dominikos Theotokopoulos, detto El Greco, nasce in Grecia, nella città di Candia, sull'isola di Creta. Inizia il suo apprendistato come pittore di icone nella scuola cretese, dimostrando subito grande talento, tanto da arrivare a gestire una bottega tutta sua a soli 22 anni. 4 anni dopo decide di lasciare Creta per trasferirsi a Venezia. Lì conoscerà il pittore Tiziano e ne diverrà discepolo. Rimarrà a Venezia 3 anni. Nel 1570, infatti, andrà a vivere a Roma, ospite del cardinale Alessandro Farnese, che aveva trasformato Palazzo Farnese in un importante centro per intellettuali e artisti. A Roma il Greco avrà modo di ammirare la Cappella Sistina, ma criticò duramente l'opera di Michelangelo, proponendosi di fare nuovi affreschi seguendo i dettami imposti dalla Controriforma. Nonostante le critiche alle opere di Michelangelo, molti storici hanno evidenziato un forte legame tra la tecnica pittorica di El Greco e quella del maestro italiano. Secondo alcuni critici, El Greco è un pittore manierista, per l'uso vivido del colore, per i soggetti ritratti in pose spesso innaturali e per le figure snelle e allungate. Del resto, El Greco stesso pare abbia dichiarato che il suo dipingere non è finalizzato alla fedele resa della realtà, ma è rappresentazione della grazia in essa contenuta. Nelle sue opere i colori non si mescolano, donando al dipinto un impatto visivo immediato e potente, in cui prevalgono i verdi acidi e i rossi accesi. A causa del suo carattere difficile, il Greco polemizza spesso con l'ambiente artistico romano, tanto che nel 1577 decide di lasciare la città eterna per trasferirsi a Toledo, in Spagna, forse sperando di trovare un mecenate nel sovrano Filippo II. Non fu così. Filippo dimostrò di non apprezzare l'arte di El Greco, assegnandogli opere considerate minori. Neanche il rapporto con la Santa Inquisizione fu dei più rosei. Quando realizzò il dipinto Il Martirio di San Maurizio, fu convocato dal tribunale inquisitorio. Lo accusavano di aver dipinto angeli troppo lascivi, dalle forme tornite e con ali troppo grandi, segno di bellezza e superbia. E il Greco se la cavò bene, raccontando che le ali erano così grandi per permettere agli angeli di spiccare lunghi voli verso il cielo e inoltre avrebbero coperto meglio le vergogne di quelle creature sacre. Nonostante Filippo II e nonostante l'Inquisizione, il suo talento a Toledo non passa inosservato, tanto che negli anni della maturità poteva contare ben 3 appartamenti con 24 stanze e poteva permettersi di pagare musicisti per allietare i suoi pasti. L'opera principale di El Greco è La sepoltura del conte di Orgaz, ma sono molti i capolavori che questo artista ci ha lasciato in eredità. Altre opere famose sono L'adorazione dei magi e L'adorazione dei pastori. Dopo la morte dell'artista, El Greco fu a lungo dimenticato, in quanto le sue opere cozzavano con lo stile barocco imperante all'epoca. Verrà riscoperto fine 800 con il romanticismo e saranno molti gli artisti che prenderanno spunto dalle sue opere. Tra tutti Pablo Picasso, che per Les Demoiselles d'Avignon pare si sia ispirato al dipinto L'apertura del quinto sigillo dell'Apocalisse, che aveva avuto modo di ammirare nella casa dell'amico artista Ignazio Zuloaga a Parigi.